Giacomo Roberto, ciao a tutti e tutti, Scuola di Pittura la Prima. Oggi vi vado a insegnare come si fa un oggetto come questo, la famosa ceramica porcellana decorata di blu, che tanto piace e che tanta ammirazione suscita nel momento che è stata realizzata. Ma come avrà fatto, chissà com'è, no? Invece è una cosa veramente semplice. Però per farla bene dovete conoscere le basi della pittura, perché se non conoscete le basi della pittura un oggetto come questo non lo potete fare. Ma non perché sia difficile, ma perché non avete le basi. È semplice. Scusate il giro di parole, ma ora vi vado a spiegare. Prima di iniziare il video metti tutti i like, iscriviti al canale, attiva le campanelle, insomma fai tutte le cose che si fanno normalmente qui su YouTube se vuoi incoraggiare davvero e sostenere la persona che sta facendo il video che stai guardando. Allora, questo è il lavoro che ho realizzato. Vedete come l'oggetto è bello realista, no? Cioè come sta bello in piedi, bello panciuto, tondo, gira, no? Allora, come dobbiamo fare per realizzare un oggetto di questo genere e renderlo così simile, no? Nella pittura. Come possiamo fare? Il segreto è semplice, si tratta di fare come ha fatto questo mio allievo. Ecco, questo è quello che dovete fare. E questa è la prima fase del lavoro. E quindi si realizza l'oggetto senza il blu. Semplice, senza il blu. Quindi lo si realizza in senso tridimensionale con le parti più scure e con le parti chiare. Chiaramente se non sapete che nella luce le parti sono più chiare, nell'ombra sono più scure, non ci riuscirete. Come se non sapete che nella luce le parti sono più calde, non riuscirete. Vedete che lui ha realizzato questa parte più calda, no? E poi questa parte più scura e più fredda. È un po' questo. E così ho fatto io, no? Lo stesso ragionamento. Una volta che avete fatto questo, dovete solamente fare la decorazione. E la decorazione la potete fare in diversi modi. Potete farla o subito, come ho fatto io, fresco su fresco, quindi quando ancora la vernice è ancora morbida e fresca, a lavorarci sopra, e qui dovete conoscere tutta la modalità per sovrapporre il colore fresco su fresco, oppure potete farlo quando la pittura è asciutta. Da un lato è più facile, perché chiaramente non avete il problema di conoscere la tecnica del fresco su fresco, il pennello prende bene sulla pittura asciutta. Dall'altro lato è più difficile, perché questo vi porterà a essere eccessivamente minuziosi, no? Quindi prenderete il pennellino, eccetera, e quindi potete cadere nell'iperrealismo, ma nell'iperminuziosità, che è una cosa molto diversa e non bella. Quindi sono questi un po' i rischi di una scelta o dell'altra. Però è semplice, una volta che avete realizzato la vostra blocca, la vostra tazza, o il vostro oggetto, la vostra teiera, o anche il vostro piatto, no? Stile bianco-blu, quel famoso blu, il blu rimane, va benissimo per questo tipo di lavoro. Andate quindi qui dentro con la vostra decorazione. Io ad esempio ho realizzato una decorazione non troppo precisa, ho voluto dare più il senso della cosa, però sarei potuto essere stato anche più preciso, sicuramente. E il blu come deve essere? Sempre lo stesso? Allora, se il bianco cambia a seconda che c'è la luce, anche il blu cambierà in base alla luce, no? Non possiamo mettere lo stesso blu nelle zone di luce e nelle zone di ombra. Quindi nelle zone di luce andrà schiarito oppure scurito nelle zone di ombra. Questo dipende come avete lavorato il sotto, il fondo, no? Però chiaramente dovete tenere conto della luce che c'è, anche il blu non potrà essere uguale, se no diventa piatto. E va considerato anche che nella parte di luce il blu sarà più caldo e nella parte più in ombra sarà più freddo. Quindi dovete modulare anche il blu. E lo so, sembra difficile, però se vogliamo realizzare un buon lavoro è questo. Se lo ottenete il classico vaso, tazza, tutto bianco glaciale con le forme blu appiccicate qua e là, che però non vi suscita una grande emozione, no? Eh sì, dice, è sempre bello, perché non l'ha mai fatto, dice, vabbè, è già un inizio. Però poi bisogna andare avanti, no? Queste sono cose semplici, non sono cose complicate. Però
risultano complicate se appunto ci mancano le basi, ok? Per questo molte persone che mi seguono stanno comprando il mio corso base, oppure il mio, oppure anche quello di un altro, però insomma si sono messi a studiare il corso base, le cose base, perché senza le cose base è difficile andare avanti, si costruisce castelli di carta, ok? Quindi sempre piedi per terra, questo è proprio. Poi ecco, voglio cambiare lo slogan della mia scuola, era la buona pittura ovunque tu ti trovi, invece comincerei a dire la buona pittura si fa con i piedi per terra. Bene, ciao a tutti, spero che il video sia stato utile, grazie di essere passato ancora una volta dal mio canale e a presto. Ricordarti di mettere un like a questo video e di iscriverti al nostro canale, così rimarrai sempre informato su tutte le nostre attività.